ho una fortuna incredibile oggi, quella A di essere in autodromo a Franciacorta, sentite il rumore dei motori termici, ma quello è il passato perché siamo qua con Giampiero e Fabio, due proprietari di Tesla Model 3, che si sono offerti per questa sfida. Perché Giampiero, tu che Tesla Model 3 hai? La Long Range Dual Motor, quindi diciamo non la top ma la semi top, perché poi c'è la performance. Tu Fabio hai voluto esagerare e hai preso la performance. Esatto. Quanta spinta hai in più rispetto a lui? E tu hai anche il track mode? C'è anche il track mode, sì. La spinta in più sono circa 100 cavalli in più che differenziano le due versioni, oltre che vabbè, un impianto freni maggiorato e vabbè, lo spoiler, quindi dettagli estetici, però effettivamente la spinta la senti un po' la differenza. Siccome la differenza economica tra le due versioni non è piccola, ho voluto fare questo video per capire se effettivamente ne vale la pena. Ora in pista, poi vi chiederò invece sull'uso quotidiano, ma aspettiamo che si spengano i motori per accendere i nostri. Ma vanno accesi? No, come sali è già pronta. Si partirà con lo 0-100 e poi da 90 a dove arriveremo. Io sto in mezzo alla pista e poi facciamo due giri in cui guido io, cronometreremo con la tua e con la tua. Siete d'accordo? D'accordo. Non mi assumo responsabilità se la schianto. Aia. Sfida pronta. Vai. Fabio, vai. Ragazzi, 0-100 pronti? Via! Vai! La performance mi sa che brucia quella normale. E adesso il 70, fin dove arrivano? Vai qua giù tutto l'acceleratore, dai! Prova di accelerazione, e beh, anche qua la performance ha vinto, e neanche di pochissimo. Massicrometrista ufficiale, vado sulla macchina di Giampiero, che vi ricordo non è la performance. Tre giri, di cui uno cronometrato. Vediamo che tempo riesco a fare. Allora, siamo già in standard, sport. Mi sposto un pochino più avanti col sedile perché io sono bassissimo, specchietto dietro, anche se siamo gli unici in pista, e giù tutto. Sai cosa ho coniato? A tutti watt. Come ti sembra a tutti watt? Come ho, è carino. Allora, il primo giro è di riscaldamento, quindi quello cronometrato sarà solamente quello dopo. Allora, siamo pronti? Questa è la curva prima del rettilineo, giù tutto l'acceleratore, passiamo. È partito il cronometro, arriviamo in fondo al rettilineo. Mamma che spinta, che bella la coppia subito. A 180, a 100 metri freno. La cosa strana è che non abbiamo i riferimenti rispetto ad altre vetture dei giri motori, quindi si tende sempre ad arrivare un filino lunghi. Ma questa seconda curva è molto stretta, provo a pizzicare il cordolo, giù tutto l'acceleratore. Anche qua siamo sullo stretto, la butto dentro, si muove un po', ma bello il controllo di trazione che ti lascia anche un po' divertire. Guarda, guarda quando esci, poi dual motor ovviamente, trazione integrale. Qui abbiamo una curva molto veloce e poi però bisogna frenare secchi perché questa è stretta ed è anche un po' sporca, vero Giampiero? Molto sporca. Allora, un pochino di cordolo perché tanta devo sacrificare la prima rispetto alla seconda, dove devo prendere bene il punto di corda. Giù tutto il gas, questa è una velocissima curva a sinistra, ma sto largo perché poi qui c'è un'altra curva a destra. Senti quando la butti dentro come il posteriore si alleggerisce. Senti, prova via neutra sulle quattro ruote. Questa è una curva cattivissima, quindi grande frenata, prendiamo il punto di corda, appena va via però ti accompagna, e l'SP è tarato in maniera divertente anche su questa normale, perché è tarato in maniera che tu sei preoccupato per la punta di bruciato. Non ti preoccupare perché stiamo testando i freni, li stiamo rodando. Punto di corda in questa che è difficilissima Franciacorta, bisogna anche qua sacrificare la prima per poi prendere il cordo della seconda e buttare giù tutto l'acceleratore in uscita di curva. E chissà che tempo abbiamo fatto. Grande. Rallentiamo un attimo. Grande. Devo però dirti una cosa. Dimmi. Dopo il secondo giro un po' di effetto fading sul freno, ovvero freni che sono scaldati, lo sentivi anche tu dal odorino di bruciato, sì. E quindi hanno perso efficacia. All'ultimo tornante sono andato un po' lungo perché ho buttato giù tutto il freno e hanno avuto un po', sono entrati un pochino in crisi. Ovviamente non è una macchina da pista, vediamo se la performance migliora anche a questo punto. Oh, vado subito a vedere il tempo, ma soprattutto erano da rodare. Quanto ho fatto? 1:29:47. 1:29:47. E ragazzi, Fabio si fida, mi dà in mano la performance. Modalità track attivata. Mi metto in drive e vai. Vediamo subito
Beh, già si sentono i 100 cavalli in più. Ok, ultimo tornante, destra, sinistra, eccoci qua sul rettilineo di partenza, giù tutto l'acceleratore e parte il cronometro sulla performance. In fondo al rettilineo arriviamo più veloci, siamo arrivati a 180, infatti sono arrivato un po' lungo perché avevo il riferimento di prima, ma riesco a prendere più o meno il punto di corda. Staccatona sulla seconda curva, qua l'ho preso, il cordolo. Eh sì ragazzi, la frenata è un'altra cosa, perché Fabio mi dicevi che qua abbiamo un impianto Brembo, giusto? Brembo, sì. Ok, destra, sinistra, anche il track mode si sente perché ti fa un pochino scivolare più via sulle ruote. Questo è un curvone veloce, lo tengo largo perché questa è molto stretta, e allora la buttiamo dentro, sacrifichiamo un po' la prima per prendere bene la seconda, che va stretta tanto, per questo è un tornante, ma adesso qua è uscita giù tutto l'acceleratore. Senti come va via dietro, la sì, senti? Sì, la senti, scuola. Che ti fa un pochino però divertire, l'ho fatta in pieno questa curva, curva a destra, adesso dove la buttiamo dentro? Secondo me c'è qualcosa anche di assetto, perché tiene di più in uscita tutto l'acceleratore. Questo è un super tornantino, quindi grande frenata, e non ha avuto l'effetto Fedi che ha avuto l'altra, assolutamente sento i freni che ancora mordono le, diciamo, i dischi. La butto giù, non abbiamo i riferimenti del rumore del motore, quindi bisogna stare un attimino attenti nelle staccate, ma anche qua non mi ha buttato il pedale giù a fine corsa, ma ha frenato subito. Destra, sinistra, o meglio sinistra, destra, non era destra, sinistra, giù tutto l'acceleratore e stacca il cronometro in 1:28:23. 1:28, quindi circa un secondo e mezzo. Un secondo e mezzo su una pista così breve è tanta roba, ma l'ho sentita subito perché lei è abbassata di 2 cm, quindi più stabile. A parte i kilowatt che ha in più, l'impianto frenante, ho tutto un'altra cosa. Giampiero, vieni qua. Eccomi. Adesso te lo posso dire questa cosa, posso confessare una cosa. Okay. Alla staccata là in fondo, al secondo giro, sì, quando il piede del freno mi è andato tutto giù. È entrato un po' l'ABS e ho fatto così dentro di me dicendo cazzo vado dritto. In realtà poi sono riuscito a inserirla, ma devo dire che l'impianto frenante, la performance è dimensionato meglio se va in pista. Ovviamente sulla strada magari queste differenze non le noti. Fabio, vieni qua. Posso dire una roba io? Aspetta. Ragazzi, cioè, aspetta. A manico, no, perché sa guidare. Cioè dai, diciamoci la verità, è divertentissimo. Invitati grazie. Tutti con lui. Però voglio una impressione a caldo di com'è girare in pista con una macchina elettrica. L'avete fatto prima dei giri voi, poi un giro con me, e poi vi faccio un'altra domanda, Fabio. È divertentissimo, senti l'adrenalina tanto quanto un'auto normale, e poi questa coppia che c'è sempre è veramente potenza pura. Anche per me, vabbè, io non sono un grande pistaiolo, nel senso che vabbè, ho fatto qualche corsetto di guida veloce, però non so prendere ovviamente la corda come lui, come Andrea, assolutamente, e ho paura a buttare giù, però prima quando stavo dietro a Fabio, il fatto che quando spingevo sentivo che mi alzava un po' il sedere, ti viene voglia. No? Poi cioè, in pista, in sicurezza, bello, molto divertente. Invece una domanda, voi prima di venire qua vi siete scambiati le auto, perché la Tesla Model 3 bianca normale è sua, la performance è sua, ve la siete scambiata. Cosa hai trovato diverso nella guida proprio di tutti i giorni in questi 20-30 km che hai fatto? Sì, abbiamo fatto un po' di superstrada, chiaramente la prima cosa che ho provato è accelerazione e ripresa. Devo dire che si sente ovviamente che hai più spinta, assolutamente sì. Non c'è tutta questa differenza con l'effetto wow, nel senso che anche la mia ti spinge, ti alza il sedere e senti proprio che decolle, che mio papà ha detto sembra di essere un aereo, e hai questa sensazione di testa un po' a nota accelerazione. Sulla sua la senti un po' di più, assolutamente, solo che nei tutti i giorni, per quel che posso dire, forse un po' più nervosetta ai bassi, cioè devi stare un po' attento col piede, perché appena tocchi questa parte. Poi sulla ripresa... Sì, alla fine ha fatto un secondo e mezzo di più, non è che ha fatto la metà del tempo. Tu invece questo downgrade come l'hai trovato nella guida tutti i giorni? L'ho trovata molto più comoda, l'ho trovata più morbida, l'ho trovata più facile, se vogliamo, da gestire rispetto a questa, anche proprio nelle sconnessioni. Sulla mia sono un po' più rigide, su questa invece sono decisamente più comode da gestire. Quindi io vi do il responso della pista, lei va decisamente meglio, il gap su strada probabilmente si riduce molto, in pista tutte le cose vengono amplificate, ma se no la dovete usare in pista. Quanto costa in più la performance? Quasi 10.000 euro. Sì, questo allestimento qua, assessoriato così, sono 10.000 in più, secchi. Io non li spenderei sinceramente per la guida tutti i giorni, se volessi guidarla in pista sì. Beh, grazie ragazzi. Avessi, sì, se ce li avessi... Grazie ragazzi, allora, state gentilissimi a rischiare le vostre macchine per questo video. Grazie, un grande. Grazie a te. Grazie ragazzi. Grazie Andrea.